Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Parola del Signore. Questa quarta domenica di Quaresima siamo in compagnia di una figura, di un personaggio del Vangelo simpaticissimo, Nicodemo, il quale era un rabbino, era un maestro, un capo dei farisei, uno di quelli che la Torah la masticava alla grande, era appunto capo dei farisei. Ma lo incontriamo che va da Gesù di notte. Qualcuno dice: certo, essendo un capo dei farisei va da Gesù di notte per non perdere la faccia, perché ha vergogna di farsi vedere. Pensate che invece i rabbini di notte, quando tutto è un pochettino più tranquillo, assimilavano con maggior profondità la parola di Dio. A me questa settimana è piaciuto vedere in questa Nicodemo il desiderio di avere un momento di intimità. Io penso che tanti di voi, soprattutto i genitori, una volta messi a nanna i figli, nella notte, la sera, momento tranquillo, ci si parla. Ecco, Nicodemo era rimasto sconvolto da quello che Gesù aveva compiuto nel Tempio, vi ricordate domenica scorsa? Questo Signore che aveva detto che Dio non aveva bisogno dei nostri sacrifici, che Dio non va pagato, che l'amore non lo compri. E allora di notte ha bisogno di un momento di intimità, ha bisogno di capire, probabilmente, ripeto, questo gesto compiuto nel Tempio da Gesù l'ha provocato, non è rimasto in poltrona, non è rimasto un po' come Don Mauro che domenica scorsa ha predicato la cacciata dei venditori del Tempio, poi lunedì abbiamo ripreso il lavoro, martedì le faccende ordinarie, giovedì amiamo la poltrona noi. E noi, Nicodemo no, non ama né la poltrona né il divano, ma dentro di lui questo movimento: che cosa vuoi dirci, Signore? Ma chi sei? E questo benedetto Dio che tenti in mille modi di rivelarci, di manifestarci, chi è?
Ecco che Nicodemo di notte va da Gesù. È l'esperienza che vi auguro in questi giorni quaresimali. No, ma io in quaresima, Don Mauro, non mangio la carne il venerdì. Bravo. No, ma io nella quaresima faccio dei fioretti. Va bene, ti alleni nella volontà. Ma noi ci giochiamo. Quando staccate le spine di tutte e di tutti, di notte, andiamo da Lui. Perché quando noi creiamo questi momenti, vi ricordate la prima domenica di quaresima il deserto, la seconda domenica di quaresima il Tabor, c'è tutta una logica. Se noi andiamo come Nicodemo di notte, e Dio ti parla, certo che ti parla, e come se ti parla. E cosa dice Gesù a Nicodemo, a questo ricercatore della verità? Gesù parte da un fatto che Nicodemo conosceva bene, vi ho appena detto che è il capo dei farisei, conosceva la Bibbia molto bene. Nel libro dei Numeri si racconta che questo benedetto popolo di Israele, 40 anni nel deserto, a un certo punto ne ha piene le scatole, di Dio e di Mosè. E incominciano a brontolare, ma perché siamo usciti dall'Egitto e tu ci hai portato in questo luogo impervio per morire? A un certo punto anche Mosè perde le staffe. E allora, si racconta, sono arrivati dei serpenti, serpenti che morsicavano il popolo. E allora Dio dice a Mosè, guarda, fatti un serpente di rame, lo metti in cima a un'asta e chi verrà morso da un serpente e guarderà questo serpente di rame sarà salvato. Gesù parte da questo fatto, cioè da un fatto che Nicodemo conosceva bene, per dire, guarda Nicodemo, fuori di noi e dentro di noi ci sono dei serpenti che costantemente ci mordono. La cultura dell'arrivismo, la cultura dell'apparenza. Papa Francesco mi sembra sia innamorato della cultura dello scarto. L'importante è che sia a posto io, poi gli altri. Poi pensate dentro di noi, il veleno del potere, della gelosia, della vendetta. E allora Gesù dice, guarda Nicodemo, se tu vuoi rinascere, se tu vuoi diventare un uomo nuovo, di fronte a questi veleni che ci circondano, piantala di guardare a te stesso. Alza gli occhi, guarda non al serpente di rame, ma colui che era significato in quel serpente. Guarda alla croce, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Alza gli occhi, perché se tu continui a crogiolarti dentro di te, io non riesco, io non ce la faccio, ma guardo, ho promesso, poi non ci sono riuscito. Il cristiano non è colui che si specchia con se stesso. E noi guardate che siamo stati formati così. Il cristiano è colui che alza gli occhi a colui che hanno innalzato. Anche qui pensate, quando noi pensiamo a colui che hanno innalzato, anche lì noi subito ci mettiamo dentro il potere, l'arrivismo. Nella teologia di San Giovanni, colui che hanno innalzato è il servo dei servi. Allora, in questa domenica siamo chiamati ad alzare lo sguardo e a riconoscere nell'uomo della croce il vero, esclusivo volto di Dio. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chi crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Ma ce l'ha detto Gesù. Ce l'ha detto Gesù, l'ha detto a Nicodemo e ce lo ripete tutte le volte che noi permettiamo a Dio di incontrare la nostra vita. Guarda Don Mauro che Dio non ti giudica. Guarda Don Mauro che Dio non ti manda all'inferno perché abbiamo ancora dei cristiani che pensano quella roba qui. Guarda Don Mauro che Dio non ti frega perché non è il Dio contento quando l'uomo soffre. Dio invece è colui che dona, ci ha donato suo figlio. E questo figlio è venuto nel mondo
per dirci che Dio è papà. E un papà dona. E un papà ama. E un papà non lo paghi per avere il suo amore e il suo affetto. Ecco chi è Dio. E guardate che Nicodemo si sarà sentito spogliato, nudo, di fronte a questa rivelazione. Nicodemo era colui che credeva che bisogna pagare Dio con i sacrifici, con le preghiere, con le novene. Nicodemo era colui che pensava che Dio era colui che appunto nel momento in cui sbagli, nel sentirsi dire, ma no, ma devi rinascere, ma devi essere un uomo nuovo, perché Dio non è così. Perché nel momento in cui tu alzi lo sguardo e incontri questo Dio, papà, solo allora la nostra vita cambia. Altrimenti cambiamo fuori, appunto per apparire, ma non cambiamo dentro. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo. Perché abbiamo degli uomini che si sentono condannati da Dio? E perché abbiamo degli uomini che si sentono condannati dai fratelli? Perché forse non andiamo di notte da Gesù. Perché forse facciamo fatica ad avere quel momento, anche breve, ma silenzioso. Signore, mi dici qualcosa. E lui ti dice, alza gli occhi, Don Mau. Alzateli e guardate la croce. Questa è la misura del mio amore per te. La croce è la misura dell'amore, che è un amore senza misura. E finché noi non ci convertiremo a questa visione di Dio, porteremo avanti tutte le nostre cose, che sono anche belle. Ma detto in bergamasco, al manca il cœur, manca il cuore. Alziamo gli occhi, fratelli, piantiamola di guardarci dentro, di sentirci inadeguati, quel vittimismo che non ci porta da nessuna parte. È Gesù che ce lo dice. Volgete lo sguardo a colui che avete trafitto. Questa è la gioia. La gioia non è l'assenza, come si chiama, di malattie, di... No! Il Signore non ci garantisce una gioia senza croce. Assolutamente no, non ci vuole illudere. La vita è così anche con la pandemia. Ma se noi volgiamo lo sguardo a colui che noi abbiamo trafitto, se ci lasciamo guardare da questi occhi che non condannano, ma che ci salvano, quando sentiamo la parola salvezza vuol dire che Dio mi ama. Nonostante quello che sono, senza miei meriti, Dio mi ama. E se Dio mi ama così, allora nella mia vita dirò, beh Don Mauro, sta cosa qui basta, quel rancore lì basta, quel musolingo basta, se posso far del bene, fallo. Ma tutto parte da quell'incontro, tutto parte da lì. Concludo sempre in quel dialogo che è meraviglioso. Gesù dice a Nicodemo, la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce. Che cosa amiamo noi? Le opere buone? Le opere che fanno del bene? Oppure preferiamo rimanere un pochettino lì? Decidiamoci. Ma la nostra scelta non deve partire da noi, ma deve partire dal suo sguardo. Ma Signore, quanto mi ami? Signore, quanto mi ami? Lasciamoci guardare. È un bellissimo esercizio quaresimale. Proprio oggi pomeriggio, mentre raccoglievo alcuni pensieri per questa omelia, ho iniziato a leggere un libro che portava nella prefazione queste parole, ve le lascio perché mi sono piaciute molto. Cristo non ci dà una gioia perché ci libera dalla croce. Cristo ci dà una gioia nella croce. Bello questo, eh? Dio non è il mago Merlino
che ti promette una vita alla Biancaneve e i Sette Nani. Cristo ci dà una gioia nella croce, perché ci dà la gioia di sentirci amati anche quando tutto è difficile. Che bello sentirci amati anche quando tutto è difficile.